Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con la video recensione del 12° episodio della quinta stagione di Once Upon a Time andata in onda ieri sera negli Stati Uniti. Allora, diciamo che per essere il 100° episodio nonché una mid-season premiere, io mi aspettavo maggiori fuochi d'artificio, però comunque i momenti di emozione non sono assolutamente mancati. Ma andiamo ad analizzarlo un po' meglio. Si comincia con il ritorno di Neil ed è un personaggio che io ho sempre amato moltissimo. Ho adorato la sua storia con Emma, che è nata in un momento in cui entrambi erano giovani, ma è stata comunque molto forte e molto intensa, anche perché ha permesso la nascita di un bambino. E seppure io, soprattutto nell'ultimo periodo, mi sia attaccata alla storia tra Emma e Hook e tifi affinché Emma riesca a salvarlo, i due possano essere finalmente felici insieme, ritrovare Emma e Neil insieme, capire che lei l'avrebbe salvato se solo avesse saputo come fare, e vedere che lui comunque è felice perché non ha questioni in sospeso e cerchi in un primo momento di trattenerla per il suo bene, ma alla fine capisca quale sia la cosa giusta da fare per lei, la lascia andare ribadendo il suo eterno amore, è stato veramente toccante ed emozionante. Mi è piaciuto moltissimo, perché anche se si va avanti nella vita, come giusto che sia, perché Emma è una ragazza molto giovane, il primo amore non si scorda mai ed è giusto che sia così. Trovo molto interessante questa idea dell'oltretomba per riportare in scena alcuni dei personaggi che più abbiamo amato e questa possibilità che i nostri eroi, che con il loro comportamento non sempre da eroi, hanno fatto finire nell'oltretomba delle persone che comunque hanno dei conti in sospeso, è veramente molto interessante. Vedremo quali scontri ci saranno, vedremo chi potrà andare in un posto migliore e chi invece merita di andare in un posto peggiore. È veramente un'idea di sceneggiatura interessante, perché tanti personaggi sono morti lasciandoci un grande dispiacere perché li abbiamo amati pur nella loro cattiveria, ed è stato secondo me un espediente narrativo abbastanza originale, particolare e coerente per riportarli in scena. Due momenti che ho adorato: innanzitutto per il mio prossimo compleanno voglio l'outfit di Regina e la torta nera, perché erano veramente uno più bello dell'altro. E poi sono morta dalle risate quando il vecchio Harry ha detto alla figlia: guarda che se tu distruggi il cuore di Snow passerai dalla parte dello scuro e non ti servirai più, perché invece se nel tentativo di trovare Snow ammazza gente random e distrugge cuori scambiati, rimane pura, candida e non fa niente di male. Vabbè! E a proposito poi del vecchio Harry, vedere padre e figlia che si ritrovano, lui che la spinge a fare la cosa giusta e poi incontra il nipote al quale comunque passa il testimone chiedendogli di prendersi cura di lei, e si ritrovano i due uomini, diciamo così, che più di tutti hanno creduto nella riabilitazione di questa donna. E finalmente, nel momento in cui Regina si distacca definitivamente dalla madre, Harry può andare in un posto migliore perché non ha più questioni in sospeso. Bellissimo, molto toccante. E poi comunque non so se mi salti di più vedere la Evil Queen bastardissima o Regina che piange, perché Lana Parrilli è veramente sublime in ogni suo tipo di performance, magnifica. Sul finale poi è arrivato anche Ade, che io attendevo con molta ansia perché amo Greg German dai tempi di Ally McBeal, quindi non vedevo l'ora di rivederlo in scena. Non ha deluso le mie aspettative, anche se diciamo che i capelli blu che vedevamo anche nel Disney potevano essere fatti leggermente meglio, ma vabbè, soprassediamo. Sono contenta che sia il nuovo nemico, sono contenta che dia del filo da torcere a quell'arpia di Cora che io amo immensamente, ma adesso ha da soffrire, e vedremo cosa succederà più avanti. So che nel prossimo episodio arriveranno Hercules, che dovrà aiutare Snow, e anche Megara, quindi secondo me ci saranno dei bei momenti. Poi Hercules comunque è uno dei miei Disney preferiti, lo ammetto, lo confesso, quindi vedere questi personaggi, anche se forse non c'entrano molto perché la mitologia greca, però sappiamo che Once Upon a Time ci ha abituato a vedere un po' di tutto mischiato, quindi insomma sono contenta di vedere questi personaggi. Vedremo come proseguirà la storia, sono curiosa di vedere appunto se Emma riuscirà a salvare Hook, però questa idea di far incontrare, ripeto, i personaggi con coloro che sono ancora sospesi è interessante, perché sennò chiaramente la missione di ritrovare Hook da sola poteva o finire nel giro di uno o due episodi o comunque diventare molto noiosa se non ci fosse stato un contorno e quindi altre storyline da portare avanti. Quindi io per adesso mi fermo qui, ribadendo che l'episodio nel suo complesso mi è piaciuto, ma spero che ci siano nuovi colpi di scena, nuove emozioni e soprattutto che le storyline di questo secondo arco narrativo vengano trattate meglio rispetto al primo, perché nel primo purtroppo ci sono delle situazioni che veramente sono rimaste campate in aria, specialmente il ciclo di Camelot ma anche Merida, e quindi spero che in questo caso tutte le vicende siano affrontate bene e abbiano un inizio e una fine. Quindi io vi do appuntamento la prossima settimana con una nuova video recensione. Vi lascio l'info box, oltre al link della mia pagina Facebook, anche il link della pagina Serie TV Inside, molto bella, andate a mettere il vostro like. Se questo video vi è piaciuto, spolliciate verso l'alto e mi raccomando, fatemi sapere come avete trovato questa mid-season premiere con un commento. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!